Giorgio carissimo, siamo i tuoi amici di Augusta. Ti scriviamo questa lettera per invitarti a trascorrere una giornata con noi nella nostra bella, regale e veneranda città. Abbiamo approntato un programma di massima che ovviamente potrai anche modificare nei tempi. Ti aspetteremo all'ingresso della città, dove c'è lo stadio, quello chiuso da circa un decennio, perché si scoprì che era stato riempito dalle ceneri di pirite donatoci con tantissima generosità dai benefattori industriali. Poi inizieremo il giro panoramico della città attraverso il Corso Sicilia e il Ponte Federico II di Svevia. Speriamo che resista ancora un po'. Arriveremo al centro storico costeggiando la piscina comunale e passando sotto i centenari alberi della nostra magnifica villa. Te la ricordi la via Principe? Quanti negozi, quanta gente. Purtroppo a causa di una crisi che noi cittadini non abbiamo voluto, questa via oggi è molto meno frequentata e molti negozi storici hanno dovuto chiudere i battenti. Ci fermeremo in Piazza Duomo, dove c'è il Palazzo di Città, dove ci sono i pub che riempiono le serate dei nostri giovani. Accanto ad essi c'è la settecentesca Chiesa Madre, nella quale tanti di noi ogni 28 del mese andiamo a sentire una messa speciale, una messa durante la quale il parroco legge i nomi dei nostri morti di cancro. È un modo per onorare la memoria dei nostri parenti e amici che hanno lavorato nello spirito e nel rispetto dell'articolo 1 della Costituzione, ma che finora non hanno avuto nessun riconoscimento. Dopo la messa, ma questo lo deciderai tu, visiteremo il Palazzo Comunale, da dove recentemente sono stati cacciati i mafiosi che se ne erano impossessati. Attualmente ci sono 3 commissari che ce la stanno mettendo tutta per fare ritornare Augusta agli antichi splendori. Augusta è una città di mare, o meglio, sul mare. Visto che ancora fa caldo, potremo andare a mare. Avremo solo l'imbarazzo della scelta. Se fare il bagno a Ponente, nel mare avvelenato, sui fondali del porto di Augusta, ci ha detto il Ministero dell'Ambiente, ci sono ben 18 milioni di metri cubi di fanghi tossici, 3 metri cubi per ogni abitante della Sicilia, oppure nel mare inquinato, sulle spiaggette di Levante. Ma lì, ci dice il Comune, a cui abbiamo pagato le tasse per il depuratore, dobbiamo stare attenti, perché ci sono scariche fognari risalenti addirittura ai tempi di Benito. L'alternativa è quella di andare a fare il bagno al Faro, nell'unico tratto ancora libero del mar privato, quello che i signori della città hanno reso come una tenuta presidenziale, riservata solo a loro e ai loro amici. Al lido della Marina, noi comuni cittadini, non ci possiamo andare se non siamo parenti, dipendenti o amici dei militari. Siccome prevediamo di essere arrivati così a metà giornata, sarà ora di pranzo. Ad Augusta, paradiso di turisti e buongustai, i ristoranti sono numerosissimi. Tutti cucinano a base di pesce, anche se di dubbia provenienza. Ma sappiamo che è pesce fresco. Di certo noi, come l'ASL, non è che facciamo sempre i controlli prima di mangiarlo, però in mancanza di altro lo mangiamo e addirittura litighiamo per prenderci quello con 3 occhi o quello con la risca storta o quello con 2 code. Dopo pranzo, una visita turistica alla città non andrebbe male. Potremmo visitare il Castello Svevo, oppure potremmo andare a Megara Iblea, una sorta di Pompei greca, o al Parco del Mulinello. Però, te lo diciamo prima, dovremmo entrare nel polo petrolchimico. E sai, l'aria lì non è molto salubre. Perfino le guide turistiche lo sconsigliano. Siccome il Parco dell'Angara è ancora chiuso, quello non potremmo vederlo. Se avremo il tempo, eventualmente, ma solo se tu lo volessi, potresti prolungare la tua visita di un'altra mezza giornata. Potremmo visitare così le fortificazioni spagnole del porto, la Torre Avolos, i Forti Garcia e Vittoria, ma solo se la sovrintendenza di Siracusa ci facesse avere la chiave. A te potremmo offrire quello che ad altri è negato, un bellissimo giro nel porto di Augusta. Per questo avremmo meno problemi. Credo che tra i piloti del porto, i barcaioli e il gruppo ormeggiatori sarebbero lieti di accoglierti a bordo delle loro imbarcazioni. Alla Marina Militare non vorremmo chiederlo perché i loro mezzi sono tutti usati per l'operazione Mare Nostrum. Certo, non possiamo dimenticare un'ultima tappa. Magari la farai prima di andartene. Una breve sosta al cimitero. Abbiamo fatto una colletta e preparato a tuo nome anche una bella corona di fiori, perché tu la possa deporre sulla tomba di un morto di cancro o su quella di una vittima di un incidente sul lavoro, oppure, se la cosa non ti dovesse dispiacere, davanti alla chiesa del cimitero, che purtroppo è chiusa dal giorno del terremoto nascosto, quello del 13 dicembre 1990. Ci dispiace dirtelo,
ma le SRF che ogni anno ci regalavano l'albero di Natale, questa volta non hanno contribuito. Beh, a questo punto crediamo che ti abbiamo detto quasi tutto. Nel caso volesse ringraziarci della bella giornata, potremmo accettare una semplice medaglia al valor civile da appuntare sul gonfalone della nostra città, con la motivazione che vivere ad Augusta significa morire da eroi. Carissimo Giorgio, ti aspettiamo. Facci sapere. Ciao, i tuoi amici di Augusta.